tutto il tuo mondo nella tua auto. Nuova Citroën Gran C4 Picasso, 7 posti. Il Techno Space. Nuova gamma Citroën C4 Picasso da 19.900 euro, da 199 euro al mese, con manutenzione programmata inclusa. E dopo 2 anni sei libero di sostituirla. Prove tecniche di udito. Maiko, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito. Un saluto da Paolo Sinibaldi, siamo arrivati alla 5ª puntata stagionale di Parliamone. È con me, non vi faccio aspettare tanto per conoscerlo, Arnaldo Castelli. Buonasera, buonasera ciao, a tutti. Ciao Arnaldo. Ciao Paolo. Arnaldo, tu faccio la presentazione, dai, cominciamo. Vai. Così. Faccio la presentazione, perché Arnaldo è un allenatore di pallanuoto, allena la squadra femminile di Pescara, neopromossa in Serie A2, ma è nello staff anche delle nazionali, soprattutto quelle giovanili. Ti sei tolto diverse soddisfazioni, no, quest'anno? Beh, direi di sì, diciamo l'ultima in ordine di tempo, ma non di importanza, è il bronzo agli europei nati 96 a Malta, insomma. Quindi sì, è stato un bell'anno, dai. Un bell'anno per te, poi anche in precedenza avevi collaborato e immagino continuerai a collaborare anche con un grande della nostra pallanuoto che oggi è un allenatore già affermato come Amedeo Pomiglio, no? Assolutamente sì, mi auguro di poter continuare con lui, quindi insomma vediamo un po'. È stata una bella annata, l'ultimo anno è stata una bella annata, promozione anche a livello personale, quindi... Eh sì, si è tolto tante belle soddisfazioni, però adesso ti vogliamo ancora una volta portare al tuo limite, perché tu sei sempre al top, no? Quindi il tuo limite qual è adesso? Parlare di altri sport, perché parleremo di calcio, no, ma Arnaldo è bravissimo e quindi è anche un esperto di calcio, parleremo soprattutto del Pescara, anche del Lanciano, il Lanciano che continua a essere primo in classifica, il Pescara invece primo in classifica non è, e qui la situazione, caro Arnaldo, certo la sconfitta del Lanciano, dai, ci poteva anche stare, però il Lanciano ha dimostrato di essere vivo, il Pescara invece sembrava che stesse portando finalmente in porto la seconda vittoria interna stagionale contro il Brescia e niente, tempo scaduto, subisce il pareggio. La sì. Chiamano paura di perdere alcuni bravi, io non ci credo tanto però. Secondo me c'è stato un problema veramente di gestione, qualcuno ha detto anche gestione dei cambi da parte di mister Marino. Hai centrato, vero? Subito. Sono andato subito al dunque. Sì, sì, ma continua nella tua disquisizione perché poi avremo ospiti illustri che ci diranno la loro. Assolutamente, gestione dei cambi. Guarda, io ho notato una cosa in questo Pescara che secondo me insomma, potrebbe essere un'analisi importante, che è anche un pochettino vicino al mio Milan. Io sono un tifoso rossonero purtroppo e non sto vivendo un bel momento, non lo stiamo vivendo, che è la gestione del risultato. Non si può avere un tipo di gestione di risultato a centrocampo, quindi con palleggio e fraseggi, quando non si hanno i giocatori adatti. Al contrario, per esempio, di una squadra come la Fiorentina. Quindi probabilmente il Pescara, un po' come faceva Zeman qualche annetto fa, sul 3-1 deve continuare ad attaccare, soprattutto con un Brescia in 10 che avrebbe potuto cercare di fare di tutto. Mi piace questo argomento, però voglio prima capire che cosa ne dice, che cosa ne pensa il nostro opinionista principe che siamo andati a trovare, Luca Pennese, no? Luca Pennese, che in genere è molto incisivo. Vediamo oggi con chi se la prende, no, perché c'è da prendersela con qualcuno, scusate, vabbè, vogliamo fare i buonisti a tutti i costi, però effettivamente qui la situazione sembra essere un po' in qualche modo simile a quella del Milan, chissà. Luca Pennese.
Il Pescara ha bisogno di uno psichiatra, è questo l'elemento che è emerso dalle ultime settimane, uno psichiatra che riesca a guarire mentalmente i biancazzurri, incapaci di portare a casa il risultato quando è nelle proprie possibilità. Si era avvertito il rischio nella trasferta di Reggio Calabria, il Pescara l'aveva sfangata vincendo per 3-2. Con il Brescia è successo qualcosa di brutto, che ha lasciato una grandissima amarezza, in vantaggio di 2 gol, con un uomo in più nel tratto finale. La paura di vincere ha assalito la truppa di Marino, e gli effetti si sono visti nella sciagurata deviazione nella propria rete di Zauri. Un pareggio che grida vendetta, sarebbe stata la vittoria forse del rilancio definitivo in classifica, così non è stato. Bisogna però guardare avanti, all'orizzonte c'è una trasferta difficile contro il Cittadella, poi si torna in casa contro la Ternana. Saranno questi 2 step da non fallire se veramente si vuole guardare al futuro con ottimismo, in attesa poi di tornare sul mercato a gennaio, allorquando i dirigenti biancazzurri, ripeto in testa, dovranno trovare le chiavi di volta per migliorare un organico che sente troppo l'assenza prolungatissima di Sforzini. Ti faccio la solita domanda, Cittadella Pescara, come si orienterà Eurobet a livello di quote? Perché non possiamo andare oltre, visto che Eurobet non quota certo il futuro degli allenatori. Però sarebbe una bella quota quella del futuro sulla panchina dell'allenatore di turno. Per esempio oggi credo che il futuro di Allegri sulla panchina del Milan sarebbe quotato pochissimo. Magari diamo l'assist ai nostri amici quotisti. Per quanto riguarda la trasferta del Pescara c'è un cauto ottimismo, la quota è interessante, credo sia intorno al 3, quindi si potrebbe puntare, perché il Pescara, al di là delle vicissitudini, al di là della paura di vincere, è comunque squadra competitiva, superiore almeno tecnicamente sulla carta al Cittadella, dunque si può tornare a casa con l'intera posta in palio. No, Luca Pennese dice tante cose, no? E in realtà lui aveva sempre dato grandi meriti quest'anno nella costruzione della squadra a un nostro amico, perché è davvero una persona molto vicina al mondo pescarese, cioè Giorgio Repetto, direttore sportivo. Però effettivamente Luca Pennese fa capire che adesso anche Giorgio Repetto in qualche modo è chiamato a rispondere, soprattutto nel mercato di gennaio, perché mi pare di aver capito anche da quello che dicevi tu prima che forse il Pescara non ha certi giocatori adatti per puntini, 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 non lo so. Guarda, gli infortunati, a quanto ci sono anche mi ricordo, ne sono parecchi, ci sono assolutamente tanti. Sì. Presumo e mi sembra che il gioco di Marino non sia proprio quello votato un po' alla gestione della partita, e quindi probabilmente la campagna sarà fatta non per gestire la partita. Però a questo punto io ribalto il discorso: se il gioco di Marino non è quello di gestire, perché fare quel tipo di cambi molto molto conservativi? Bravo, però io ti faccio anche la domanda al contrario, perché qualcuno invece si è lamentato perché a un certo punto della partita, con il Pescara che stava vincendo e non mancavano molti minuti alla conclusione, Marino ha fatto entrare un'altra punta, cioè Maniero, che sì, non era affatto conservativo. Assolutamente, assolutamente, però sì, è il gioco. È il gioco. Perché se Maniero viene messo a arginare le folate del Brescia in 10, certo è che non è molto semplice e poi poter dire stiamo giocando in attacco, non perché ci sono 2 punte, 3 punte, 4 punte, cioè io penso che il gioco d'attacco sia anche quando il terzino magari va su, spinge o comunque costringe l'ala opposta a rimanere nella propria metà campo. Se mettiamo 4 punte che stanno dietro il centrocampo è finito il gioco, assolutamente. Sparare sulla Croce Rossa non ci piace, non ci piace sparare su un uomo solo, perché poi noi sappiamo, noi che viviamo nello sport, sappiamo che in genere le responsabilità sono di tante persone, tante situazioni. Però tu da allenatore avresti dato un tipo di indicazione diverso, voglio dire, anche se stiamo parlando di un altro sport, però subire il pareggio dopo che sei di 2 gol in vantaggio, poi anche in superiorità numerica, non ce lo dimentichiamo, a tempo scaduto, recupero compreso scaduto, beh, io non so, o si arrabbia tanto l'allenatore con i giocatori oppure l'allenatore si deve arrabbiare con se stesso. Beh, certo è che i giocatori sono in campo e quindi uno su tutti è l'autore dell'autorete, quindi Zauri, che ha un'esperienza di certo superiore alla categoria in cui gioca, qualcosa di meglio avrebbe potuto non fare magari in quell'episodio specifico, però trasmettere ai propri compagni di reparto, eccetera, eccetera.
probabilmente io allenatore sul 3-2 ho cercato di gestire, capisco che non va, cerco di dare un messaggio alla squadra che è quello di ok ragazzi fermiamoci, sono in 10, schiacciamoli nella loro metà campo e vediamo che cosa succede. Ecco perché si potrebbe parlare di paura di perdere, lo abbiamo chiesto a tre ospiti, come quasi da tradizione di Parliamone. Gianluca Di Felice, che è un tifoso ma è anche un addetto della Massimo Oddo Onlus, e poi Giovanni Oddo, che è il fratello di Massimo Oddo e il figlio di Franco Oddo, anche lui fa parte della Massimo Oddo Onlus. Perché ve lo dico? Perché venerdì in serata al Caffè Letterario Massimo Oddo Onlus organizza nuovamente una delle tante serate di solidarietà, di beneficenza, a cui davvero bisognerebbe sempre partecipare, in favore di un progetto umanitario in India, quindi noi siamo vicini a questa realtà. E poi abbiamo intervistato anche Franco Oddo, allenatore, grande conoscitore di calcio, poi ci fa sempre piacere rivederlo. La paura del Pescara, ma anche altri argomenti, sentiamo. Beh, vedendo la classifica sembrerebbe proprio di sì, considerando poi anche l'ultima partita contro il Brescia, che insomma la dice un po' lunga su quello che è il momento della squadra. È chiaro che vincere 3-1 e poi vedersi raggiungere all'ultimo minuto è chiaro che crea sicuramente un malcontento generale, perciò diventa poi complicato in corso d'opera riuscire a recuperare quei punti che si vanno perdendo da una parte e dall'altra. Beh, che dire, sicuramente nell'ultima partita è mancato un po' di gioco, c'è stato un po' di sfortuna, insomma una serie di componenti hanno fatto sì che sul 3-1 il Pescara negli ultimi 20 minuti è riuscito a buttare via un risultato praticamente acquisito. Questo risultato sicuramente è figlia di una serie di componenti, tra cui la sfortuna, il non gioco, perché nell'ultima partita il Pescara non è che abbia giocato un calcio trascendentale, a parte qualche frangente della partita. Anche il Brescia non è che abbia fatto una partita chissà che cosa. Ricordiamo che il primo tempo il Brescia stava nella propria metà campo e aspettava l'avversario. Che dire, la paura arriva quando c'è mancanza di fiducia. Queste componenti fanno sì che una squadra acquisisce anche la mancanza di fiducia. Speriamo alla prossima partita con il Cittadella che anche la fortuna sia dalla parte dei biancazzurri. Ma diciamo che la paura di vincere, secondo me, è un altro dei tanti luoghi comuni che esistono nel calcio moderno, nel calcio italiano. Io ne ho parlato altre volte dei luoghi comuni che esistono, ce ne sono tantissimi, che si ridicono continuamente, però alla base di tutto c'è sempre una logica, un qualcosa di concreto che esiste, che ti impedisce di fare il risultato oppure di farlo positivamente. Così sembrerebbe, è chiaro che poi chi ne fa le spese è sicuramente l'allenatore, perché cambiare tutti i giocatori è impossibile, lo sappiamo, perciò a detta poi di quello che è la tifoseria in generale è chiaro che le colpe vengono date tutte quante all'allenatore. E come sempre poi è difficile purtroppo quando ci sono dei momenti così complicati come quelli di adesso riuscire a cambiare, dare una sterzata poi definitiva a tutti quanti i risultati, perciò è chiaro che l'allenatore purtroppo come sempre è il responsabile principe. Okay, quando le cose non vanno bene non bisogna attribuire la colpa a una persona sola, è chiaro che poi chi ci rimette le penne di solito è l'allenatore. Le colpe sono di tutte le componenti, la squadra, la società, l'allenatore, quindi bisogna cercare di fare gruppo e combattere la cattiva sorte. Ah, diciamo che la verità è sempre in mezzo, no? Nel senso che sicuramente quando una squadra non ottiene i risultati ci sono diverse componenti che lo impediscono. Non ultima chiaramente anche le scelte dell'allenatore, che possono a volte essere non felici, però se l'allenatore è valido, è capace, è un uomo e quindi sicuramente riesce a rimediare a quello che eventualmente
come scelte possa aver sbagliato. Quindi, però ci sono tante componenti nel Pescara, io l'ho sempre detto, ci sono anche componenti di episodi sfortunati, di molti infortuni, cioè di tutte componenti che fanno sì che la squadra non ottenga i risultati, insieme poi magari anche errori di quei giocatori che stanno in campo e anche dello stesso allenatore. Però non diamo sempre la colpa esclusivamente e soltanto all'allenatore quando non si fanno i risultati, perché sicuramente quando si fanno i risultati è il merito di tutti, quando non si fanno i risultati è colpa dell'allenatore. Adesso diventano tutti punti importanti, soprattutto quando ci sono delle difficoltà nella classifica. È chiaro che bisogna recuperare un po' il terreno perso, perché poi la Serie B la conosciamo tutti, è data anche sull'entusiasmo, perciò se non riesce a recuperare qualche partita una di seguito all'altra, poi diventa alla fine molto complicato riuscire a recuperare tutte le squadre che ti sono davanti. Perciò direi che è sicuramente un appuntamento importante, perché poi l'allenatore sappiamo bene che non è eterno in una piazza, perciò fin quando non riuscirà a mettere in maniera ravvicinata dei risultati positivi, sarà complicato riuscirsi a far amare dalla piazza. Abbiamo visto già nella trasferta di Reggio Calabria che il Pescara ha giocato bene, molto meglio dell'ultima partita, è stata aiutata anche da un pizzico di fortuna. Bisogna ripetere la prova di Reggio Calabria. Magari abbiamo visto che l'ultima partita il Pescara in casa non è riuscito a dare quello che nella penultima partita è riuscito a dare. Speriamo che in trasferta contro il Cittadella riesca a fare qualcosa in più. Se si perde, chiaramente la società deve prendere delle decisioni, perché insomma la situazione a livello numerico, a livello di classifica, è quella che è. Se si pareggia comunque non si è perso, quindi non penso che la società prenda, se si vince è chiaro che bisogna cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Nella prossima partita in casa però bisogna cercare di vincere, non di subire due gol negli ultimi 20 minuti. È una partita importantissima, come però d'altronde secondo me sono importanti tutte le partite di Serie B, perché il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo, un campionato in cui può succedere di tutto, può succedere che una squadra che sta nelle ultime posizioni di classifica alla fine si ritrovi magari a disputare i play-off o viceversa, e quindi partite, diciamo, come quella di Cittadella in questo momento sono fondamentali, perché riuscire a vincere per esempio a Cittadella potrebbe rappresentare veramente la svolta. Arnaldo Castelli, so che devi cambiarti la macchina, allora qui abbiamo la C4, la Citroen C4, cioè, è bella, è solida, dà proprio una sensazione di grande solidità a vederla, ma anche delle grandi prestazioni che sono uniche nel suo segmento. Poi ha un sistema tra i tanti innovativi di stop and start di ultimissima generazione, e poi il sistema di sorveglianza dell'angolo morto nelle manovre, perché noi siamo, tu con gli occhiali, anch'io con le lenti a contatto, magari dobbiamo stare molto attenti. Le dimensioni sono compatte, ma questa è una gran macchina. Se ti serve, poi tu sai. Qui. Pensaci, a partire da 14.350, dai, ci può stare. Arnaldo, hai sentito gli ospiti qui? Allora, parlavano di paura di vincere, che poi si tramuta spesso nel contrario. Parlavano anche delle responsabilità dell'allenatore, che purtroppo, volente o nolente, ci stanno, perché tu sei un allenatore, sai benissimo che alla fine l'allenatore è un uomo solo, no? In questi casi non è facile la situazione da gestire. E poi c'è la partita, adesso alle porte, la trasferta col Cittadella. Guarda, Cittadella, che io mi ricordi, non è mai un campo semplicissimo. E ha fatto un punto in tre partite il Cittadella, quindi hai studiato, insomma, no. Sono stato bravo, quindi non ne venderà veramente cara la pelle. Paura di perdere, anzi paura di vincere, ne abbiamo già parlato. E l'allenatore, sì, l'allenatore è un uomo solo, spesso e volentieri dovrebbe essere al comando, come era il grande Fausto Coppi quando andava in fuga. Tu sei un milanista, che cosa ha detto Allegri? Allegri ha detto, riferito a Seedorf, che il potere, cioè la panchina del Milan, logora chi non ce l'ha. Io ho l'impressione che spesso molti allenatori siano logorati invece dall'averlo il potere, quando le cose non vanno tanto bene. Assolutamente sì, non è semplice, dai.
Ecco perché ci sono poi allenatori e allenatori, insomma. Sono due categorie, poi tu sai quello che penso esatto. riguardo al tecnico. Esatto. E adesso c'è anche una filosofia dello sport che ci piace, perché lo sport è bello, però lo sport può anche essere logorante, come nel caso di Allegri. Speriamo non nel caso di Marino, attenzione, perché noi facciamo ovviamente il tifo per il Pescara. No, c'è un libro che ha presentato una nostra cara amica, una bravissima professionista psicologa dello sport, Stop and Go, una vittoria sportiva ma non troppo, lei è Margherita Sassi e ci fa capire come lo sport andrebbe inteso. Vediamo. Stop and Go, una vittoria sportiva ma non troppo, con l'autrice Margherita Sassi, psicologa dello sport e adesso anche scrittrice. Se vogliamo un'evoluzione quasi naturale, no? Per chi, come hai scritto, non ha limiti. Beh, a me l'idea di scrivere è sempre piaciuta, in questo caso di più perché riesco in qualche modo a coniugarla con la passione che ho per il lavoro che svolgo. E certamente non è così semplice, nel senso che incastrarla col resto alcune volte implica dei sacrifici, però poi le soddisfazioni sono tante, perché vedi nero su bianco dei pensieri che alcune volte vanno alla rinfusa, poi li metti all'interno di un romanzo e opla, viene fuori una storia. E ti l'aperitivo fantastico, Brindisi, caro Arnaldo, alla tua stagione di pallanuoto. Questo è grazie. Molto importante, perché non abbiamo parlato di pallanuoto questa sera, ma abbiamo parlato soprattutto di calcio, no? Tu sei un esperto anche di calcio, però sei un allenatore di pallanuoto, e che la stagione sia la migliore possibile per quello che ce ti riguarda. Ce lo auguriamo, grazie Paolo. Allora, l'aperitivo fantastico di ET è un po' rosso-nero e noi siamo milanisti, siamo effettivamente sembra quasi che sia fatta apposta. La stagione di Arnaldo Castelli sarà sicuramente al top, quella del Pescara non lo sappiamo, ci auguriamo di sì, quella del Lanciano sta andando molto bene, il campionato di Serie B è lunghissimo, a Modena dobbiamo essere sinceri, è arrivata una sconfitta che il Lanciano non meritava, perché il gol del Modena era in evidente offside e poi viziato da un fallo di mano. Il Lanciano c'è, è in salute nonostante la sconfitta, può durare questo Lanciano però, perché il campionato è veramente troppo lungo. Allora, guarda, io ho letto più che altro sul giornale, proprio sabato, venerdì o sabato, non mi ricordo, di qualche tecnico che, insomma, nella sua carriera non è che ha proprio vinto tantissimo. E quelli parlano però. E sono i peggiori, sono quelli che parlano di più. Parla riferendosi al Lanciano, voce fuori dal coro, probabilmente perché qualche annetto che non allena più. No, il Lanciano non può andare in Serie A. Io dico che il Lanciano può andare in Serie A, ovviamente deve mantenere una grande fisicità, grande prestazione atletica, grande concentrazione. Non meritava la sconfitta di Modena, io ho visto la partita in diretta. Anch'io, e ha giocato una buonissima partita. Non meritava, sicuramente non ha un bomber da 25 gol in Serie B, quello è ovvio, è la palissiano, però ha un buon sistema di gioco, una grande difesa, e poi dopo le ali c'è questo Sepe, che è la seconda scoperta in due anni tra i pali, insomma un giovane di Napoli. Del prestito del Napoli. Tu ti sei informato, sai che c'è Lanciano-Siena, questo è un big match a tutti gli effetti. Lanciano-Siena è un big match, Siena un pochettino dietro, però ovviamente anche il Siena non meritava di essere raggiunto sul pareggio alla fine, assolutamente, no? Sì, assolutamente sì. Sarà una bella partita, ovviamente non sarà facile da espugnare il campo del Lanciano, il tifo è caldo, assolutamente il Siena dovrà fare la partita della vita, però sicuramente è attrezzato per fare questo. Dopo tutto quello che abbiamo detto stasera, la situazione così come quella del Pescara e quella del Lanciano, insomma un po' sfortunata la situazione del Lanciano, io credo che la puntata numero 6 di Parliamone non sarà una puntata casuale, allora vi rimandiamo alle prossime a seguirci, e ricordatevi che Parliamone è il format che non annoia, perché noi cerchiamo di dare gli input, poi però se volete davvero approfondire andatevi a vedere le partite. Ciao da Paolo Sinibaldi, Arnaldo Castelli, buonasera. Luca Romano, che è colui che è responsabile di tutto ciò che non è andato bene in questa puntata della trasmissione, quindi Luca, mi raccomando, grande responsabilità per te, ci vediamo alla prossima.